Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi sono felice di annunciarvi che torna su questi schermi un video, una tipologia di video molto attesa, molto amata, ovvero il book haul. Era da un po' che non facevo un bel book haul perché a fine anno scorso non ho acquistato poi tanto, però a gennaio e febbraio mi sono sbizzarrita. Infatti voi non lo vedete, ma qui la situazione è tragica, ho un sacco di libri da mostrarvi. Ho esagerato, tra libraccio e sconti, poi era tanto che non mi regalavo un po' di libri, insomma vabbè, adesso li vediamo piano piano con calma, ma tanto so che i book haul belli sostanziosi vi piacciono, quindi direi solita premessa e poi partiamo subito con i libri. Vi ricordo infatti che se vi piacciono i miei contenuti volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, piacciando e condividendo i miei video. Se poi volete potete fare qualcosa di più, avete a disposizione tanti modi per farlo e sono tutti elencati qui sotto in descrizione, la pagina Ko-fi, la wishlist pubblica su Amazon per fare un regalo libresco al canale e tutti i libri che vi citerò saranno quelli disponibili, linkati ad Amazon, sono tutti link affiliati, quindi se voi acquistate qualcosa passandoci, per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccola commissione. In descrizione trovate anche tutti gli altri miei contatti social, se volete seguirmi anche su Instagram, TikTok, Goodreads, eccetera. Bene, allora cominciamo. Ho cercato di dare una parvenza di ordine a questo cumulo di libri, una sorta di filo rosso che a un certo punto si interromperà perché poi i libri successivi non hanno grossi collegamenti fra loro, però io ci ho provato, ok? Ci ho provato, date merito al mio tentativo. Se in sottofondo sentite un rumore disturbante, spero onestamente di no, sono alla casa vicina, stanno facendo dei lavori e io è più di una settimana che tutte le mattine alle 9 mi sveglio col rumore del trapano, però questo a voi non interessa. Spero che non si senta troppo in background nel video. Io ce l'ho nell'orecchio proprio in modo prepotente, però spero che non passi, ecco, anche a voi. Cominciamo subito con i regali di Natale, che sembra strano a febbraio, ma non avendo fatto ancora un book haul qui su YouTube non ve li ho ancora mostrati. Cominciamo però con un autoregalo, perché io non ricevo mai tanti libri a Natale, quindi uno me lo sono regalato. Pur essendo un periodo in cui non avevo intenzione di acquistare libri, dovendo fare un ordine per fare una volta dei regali, ci ho aggiunto anche una cosina per me ed è questo delizioso volumetto edito Abe Editore, I glicini arrampicanti e altri racconti gotico-femministi di Charlotte Perkins Gilman. Il volumetto è favoloso come tutti quelli di questa casa editrice e all'interno ha anche delle illustrazioni. Charlotte Perkins Gilman non è una novità per me, io di lei ho già letto una raccolta di racconti. Herland, La terra di lei e altri racconti, edito da Vallardi, se non sbaglio. Vi lascio linkato il video in cui ve ne parlavo perché quella raccolta di racconti mi aveva colpita così tanto che gli ho dedicato un intero video, cosa insolita per me, perché lo sapete, non lo faccio spesso, ma lì c'era veramente tanto da dire. È un'autrice vissuta negli Stati Uniti tra 8 e 900, un'autrice che si occupava di temi legati alla condizione femminile, ai ruoli di genere in generale, alle battaglie femministe, come si intuisce anche dal sottotitolo di questa raccoltina, ed era un'autrice estremamente moderna. Aveva anche lei dei lati oscuri perché era un po' figlia del suo tempo, però per quanto riguarda le battaglie femministe era veramente, sono ancora molto molto attuali le sue opere. Tant'è vero che uno dei suoi racconti più famosi è La carta da parati gialla, che io ho già letto nell'altra raccolta e che si trova anche qui dentro, che è un raccontino gotico bellissimo, che affronta il tema della depressione postpartum, quindi a fine 800, quindi veramente molto molto moderna questa autrice. Ho letto già alcuni dei racconti qui contenuti perché si trovavano nell'altra raccolta che già avevo letto, ma da una parte non me li ricordo benissimo, a parte La carta da parati gialla, che è difficile da dimenticare, e poi la maggior parte degli altri racconti non li ho letti, quindi non vedo l'ora di affrontare questo titolo, anche perché vengo dalla lettura di un romanzo, anch'esso per certi aspetti gotico-femminista, nel senso che è un romanzo che ha degli elementi horror e che affronta tematiche
tematiche legate al mondo femminile, in particolare alla maternità, come Il quinto figlio di Doris Lessing, che ho terminato da pochissimo e che mi è piaciuto veramente tanto, quindi sono in quel mood e penso quindi che inizierò veramente a breve anche questo volumetto. Venendo invece ai regali veri e propri, Jessica, Lettrice tra le ombre, che vi taggerò qui sotto e come sempre vi invito a seguire il suo canale, i suoi vari profili, perché dà tanti consigli molto molto interessanti e fuori, diciamo, dalle tendenze più mainstream, diciamo così, quindi vi fa scoprire anche delle chicche poco note. Ecco, Jessica, conoscendo il mio amore per McEwan, mi ha regalato un libro di McEwan di nuovo, perché già lei mi aveva regalato Nel guscio, che come sapete ho adorato, e questa volta mi ha regalato Sabato. Un libro pubblicato da questo autore nel 2003 che risente molto di quel determinato periodo storico, ammesso che si possa parlare di storia per eventi che sono successi una ventina d'anni fa, dato che si parla di terrorismo in questo libro. Il 2003 non è poi distante dal 2001, anno in cui, lo sapete bene, io me lo ricordo benissimo, anche se ero una bambina, c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, quindi un po' tutto l'Occidente viveva nel terrore, di attentati terroristici. E quindi McEwan racconta la storia di un uomo che è un neurochirurgo molto affermato, che ha una famiglia molto compatta e felice, una vita agiata che si è conquistato con fatica, che una notte si sveglia preso dall'inquietudine, si affaccia alla finestra e si accorge che il cielo è illuminato dalle scie di fuoco, perché apparentemente questo attentato su Londra, che tutti paventavano perché l'Inghilterra sosteneva la guerra degli Stati Uniti in Medio Oriente, è poi effettivamente arrivato e quindi la capitale inglese è sotto attacco. Da una parte sembra un libro quasi distopico, è una sorta di speculative fiction, se vogliamo, un what if, ecco, cosa sarebbe successo se effettivamente questo attentato ci fosse stato su Londra. Leggendo così la quarta di copertina sembra un libro un po' fuori dal tempo, nel senso che sono passati più di 20 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e sicuramente è stato uno spartiacque che ha segnato profondamente la civiltà, soprattutto occidentale, ecco, e il nostro rapporto con l'Oriente, che non è mai stato facile, con il Medio Oriente più in particolare. Però insomma, è passato del tempo, quindi sarà ancora attuale questo libro, verrebbe da chiedersi, però trattandosi di un autore come McEwan, così lungimirante, che nei suoi libri riesce sempre a inserire delle piccole profezie che finiscono inevitabilmente per avverarsi, come Brexit, come la guerra in Ucraina e tanto altro che ho trovato nei suoi romanzi, ecco, tutto questo mi fa ben sperare, cioè ho fiducia in questo autore, nella sua capacità di scrivere libri che sopravvivono anche alla contingenza storica, alla contingenza dell'attualità. Vedremo. Intanto vi dico che lo trovate disponibile anche in audiolibro su Audible. Io credo che me lo leggerò perché la prosa di McEwan è troppo bella, quindi magari darò una chance anche all'audiolibro, però i suoi libri preferisco veramente se posso, ecco, se sono effettivamente leggibili. Vi faccio vedere l'interno e mi sembra che più o meno ci siamo, anche se in Audi non è sempre d'aiuto in questi casi. Ecco, se i libri sono leggibili preferisco leggerli perché mi piace veramente troppo la sua scrittura, mi piace immergermi nei suoi romanzi. Ovviamente fatemi sapere se l'avete letto, ma questo riguarda anche tutti gli altri libri che vi ho mostrato e vi mostrerò, perché io vi aspetto qui sotto nei commenti per avere la vostra opinione su questi titoli che per la maggior parte non ho ancora letto, quindi sono tutti pareri ben accetti. Poi, a sorpresa, a Natale ho ricevuto un altro regalo da un'altra persona conosciuta tramite Instagram e i social in generale, ovvero Maria Elena, che ancora ringrazio e saluto. Lei la trovate su Instagram, vi lascio il link al suo profilo e vi consiglio di seguirla perché anche lei fa letture interessantissime. In più abbiamo gusti e interessi molto simili, quindi se vi piace vi piacciono i titoli che io vi propongo, perché magari avete gusti affini ai miei, sicuramente vi ritroverete anche nelle sue scelte di lettura. Quindi andatela a seguire su Instagram perché è molto brava. E lei mi ha regalato un libro, anche qui attingendo dalla mia wishlist, ovvero Nella casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Machado, un memoir
del quale probabilmente avrete già sentito parlare perché se ne è parlato molto al momento dell'uscita e ha avuto una discreta risonanza di pubblico e anche di critica. Peraltro, questo libro, dato che l'ho ricevuto anche Jessica, sempre lei, lettrice fra le ombre, in regalo a Natale, dato che anche Maria Elena lo possiede, lo leggeremo tutte e tre insieme a marzo. Poi, insomma, ci riaggiorneremo, però abbiamo in programma questa lettura condivisa. Io sono molto molto contenta perché sembra un testo veramente molto interessante e ricco, perché è un memoir, in cui l'autrice racconta una sua esperienza, in particolare una sua relazione tossica con una donna, una sua ex. Quindi c'è il tema delle relazioni appunto tossiche e in cui vengono perpetrati degli abusi e delle violenze psicologiche e talvolta anche fisiche, declinato però in un contesto che non è molto frequentato, ovvero quello delle relazioni queer, dato che al centro abbiamo una relazione tra due donne. Ma da quel che ho letto, da quel che ho sentito, in questo libro c'è molto di più, perché Carmen Maria Machado è un'autrice molto sperimentale, e in questo testo mescola generi diversi. È di fatto un memoir perché si racconta la sua esperienza, ma all'interno poi si portano suggestioni ed elementi che arrivano da tanti altri generi letterari di fiction e non fiction. E ovviamente poi c'è tutta una riflessione su appunto le relazioni quando diventano tossiche e la difficoltà di elaborare il trauma e anche di sfuggire a questo tipo di situazione. Sembra un testo interessantissimo, io vi faccio vedere anche l'interno. Che mi sembra anche molto leggibile, peraltro il volume lo trovate disponibile in audiolibro su Audible. Non vi ho detto i prezzi dei libri, ma poco male, li potrete reperire tranquillamente online. E sembra un testo interessantissimo, quindi anche qui fatemi sapere se voi l'avete letto e se vi ha convinto. Rimaniamo nel mondo dei memoir perché ho acquistato un altro testo autobiografico che ho trovato su Libraccio, e ne sono molto contenta perché questo libro viene citato spesso sia da alcune persone che seguo e che trattano argomenti legati al femminismo, alla percezione del corpo in società, all'oggettificazione, alla sessualizzazione del corpo femminile, eccetera, ma anche in tanti libri che ho letto su questo argomento e sto parlando di questo, Sul mio corpo di Emily Ratajkowski. Emily Ratajkowski è una modella e attrice, vi faccio vedere anche la foto così subito vi torna in mente di chi stiamo parlando, che ha scritto, è anche poi un'attivista, che ha scritto questo libro in cui racconta la sua vita, in particolare il suo approdo nel mondo del jet set americano, quindi il momento in cui è diventata una modella, è diventata una persona, diciamo, famosa e ha cominciato a guadagnare, a vivere fondamentalmente sfruttando il proprio corpo, la propria immagine. E quindi questa trattazione, ecco, si sviluppa su questo doppio binario. Da una parte la critica a un sistema che oggettifica il corpo femminile e lo usa come una vera e propria merce, anche solo a livello di immagine, dall'altra però il fatto che l'autrice stessa dipenda da questo tipo di, diciamo, di mercato, perché come dicevamo lei stessa è una modella e un'attrice. Quindi il testo si sviluppa su questa contraddizione, raccontando poi anche tanto della sua vita e della sua autobiografia, di episodi che l'hanno riguardata, e ne ho sentito parlare molto molto bene, come di un testo veramente molto interessante che sa intrecciare bene questi due elementi, che non è la semplice autobiografia di un personaggio famoso, come ce ne sono tante, ma aggiunge anche un aspetto di riflessione in più. Vi faccio vedere anche l'interno, che mi sembra molto molto leggibile. E sono molto curiosa di leggerlo perché voglio proseguire il mio percorso di ricerca e di studio, diciamo così, sulla questione del mito della bellezza. Lo sapete, l'anno scorso ho letto il libro di Naomi Wolf, ho letto anche il libro di Maura Gancitano e voglio sempre di più approfondire su questo argomento e questo mi sembrava il prossimo passo, appunto, visto che è citato, ad esempio, nel libro di Gancitano. Rimaniamo un po' in zona perché parliamo sempre di autrici, di scrittrici. Lo sapete che quest'anno il mio gruppo di lettura è dedicato proprio alla scoperta o alla riscoperta, a seconda dei casi, di 10 grandi autrici della letteratura.
letteratura. In questo periodo stiamo leggendo la prima tappa, ovvero Shirley di Charlotte Bronte, ma poi leggeremo altre 9 autrici. E per questo motivo ho voluto recuperare un titolo che avevo in wishlist da tantissimo tempo e che ho avuto la fortuna di trovare usato sul libraccio, ovvero La scrittrice abita qui di Sandra Petrignani. Si tratta di un saggio, ma dalla trattazione credo molto molto vivace e per nulla impostata, in cui l'autrice esplora le case, le abitazioni, vi faccio vedere che ci sono anche delle immagini all'interno, di alcune grandi autrici della letteratura e se ne va in giro per il mondo per esplorare le loro case che sono ormai diventati dei musei per osservare gli oggetti che facevano parte della loro quotidianità, leggere i loro diari e raccontarcele un po', diciamo, nella loro dimensione domestica, nella loro dimensione di anche di lavoro, perché spesso insomma si esplora il luogo in cui loro scrivevano effettivamente. La selezione autrice è molto varia, si va da Karen Blixen a Virginia Woolf, a Grazia Deledda, quindi tante autrici diverse con provenienze diverse. Io di Sandra Petrignani ho già letto La Corsara, l'autobiografia, buonanotte, la biografia di Natalia Ginzburg qualche anno fa, che mi era piaciuta tantissimo, e da tempo volevo recuperare questo libro, dato che si parla, appunto, mi sembrava molto in linea con il mio gruppo di lettura di quest'anno. Peraltro all'interno del testo si parla anche di Marguerite Yourcenar, che è una delle autrici che affronteremo appunto insieme. Mi sembrava giusto acquistarlo e leggerlo proprio quest'anno. Purtroppo questo libro ha avuto una sorte non molto felice, perché aveva un bollino, ve ne ho già parlato su Instagram, insomma nelle storie, aveva uno di quei bollini di libraccio con scritto occasione qua, essendo un'edizione di Neri Pozza, essendo quindi di carta, fondamentalmente il bollino ha staccato un pezzettino della copertina, per fortuna piccolo, ma non so se si vede qui, si sta già ristaccando perché io l'ho un po' rincollato, ma evidentemente la colla che ho usato non era la più adeguata. Vi faccio vedere anche l'interno, che è molto leggibile. Trovate però anche l'audiolibro disponibile su Audible, però non compreso con l'abbonamento. Fa parte infatti del catalogo esteso, quindi se lo volete ascoltare lo dovete acquistare separatamente. Vi ho citato Grazia Deledda e ve la cito di nuovo perché, approfittando degli sconti attivi sul catalogo Burr, ho acquistato Canne al vento. Libro che io volevo leggere da tantissimo tempo, un classico della letteratura italiana, colpevolmente dimenticato. Grazia Deledda ha vinto il Nobel per la letteratura e io credo di non averla mai studiata a scuola, né a scuola, né tantomeno all'università, male, e quindi era tanto tempo che volevo recuperare qualcosa di suo. Anche qui mi ricollego a un filone di letteratura sarda e più precisamente legata alla città di Nuoro. Perché l'anno scorso con il mio gruppo di lettura abbiamo letto sia Stirpe di Foïs, che è ambientato proprio in quella città, che anche il bellissimo Il giorno del giudizio di Satta, sempre ambientato nella medesima città. E quindi, dato che anche questo romanzo è ambientato nella stessa regione geografica della Sardegna, mi sembrava perfetto per proseguire questo percorso di lettura. Vi faccio vedere anche qui l'interno, che mi sembra comunque molto leggibile. È un romanzo che racconta di tre sorelle che appartengono all'antica aristocrazia sarda, aristocrazia in decadenza, così come in decadenza la loro, diciamo, la loro posizione sociale, ma anche la loro situazione economica. Queste tre sorelle, il romanzo, diciamo, avvio con il ritorno a casa del nipote di queste tre sorelle, e so che ha grande importanza all'interno della trama anche, diciamo, il servo delle tre sorelle Pintor, che appunto sono, diciamo, un po' così le protagoniste. Deledda è spesso affiancata al verismo italiano, però declinato in un contesto particolare e con delle, diciamo, mi viene da dire contaminazioni, non è la parola giusta, con delle suggestioni che richiamano un po' il romanzo gotico, o comunque delle,
delle suggestioni che hanno a che fare un po' con il soprannaturale, con l'inquietante, con lo spiritico, almeno da come ne ho sentito parlare. Sono molto molto curiosa di conoscere finalmente questa grande autrice, che solo per problema di temporale non è finita, ecco, nella selezione delle grandi autrici di quest'anno, e ho altissime aspettative, quindi spero veramente che vi piacerà. Rimaniamo sempre sulle autrici e in un certo senso sui classici moderni con Christa Wolf e il suo romanzo dedicato a Cassandra, che è un romanzo molto breve, io me lo aspettavo più corposo, onestamente, non avendolo mai visto fisicamente, che ho trovato usato su libraccio. Vi faccio vedere anche qui, anche all'interno, questo è edito da EO. Ed è una riscrittura moderna del mito classico, e in particolare al centro abbiamo ovviamente la figura di Cassandra, quella veggente che per punizione divina vedeva il futuro, vedeva la verità, ma non era creduta mai da nessuno. E in questo romanzo si ripercorre la caduta della sua città, la caduta di Troia e tutto quello che poi è successo dopo, quindi il declino della città, la morte dei suoi familiari, tutto ovviamente rivisto in un'ottica più moderna e che vuole dare voce a tutti quei personaggi femminili che nel mito classico non parlavano, non avevano voce, perché appunto lo sappiamo che nel mito classico le donne avevano poco spazio. È un'operazione che è stata fatta a più riprese da varie autrici. Christa Wolf sicuramente è stata fra le prime a riprendere questo filone, poi riportato anche da Margaret Atwood e più recentemente dal romanzo Circe di Madeline Miller, in chiave sicuramente più pop, qui siamo su un livello più letterario. Christa Wolf è tra l'altro autrice di lingua tedesca, se non sbaglio, letteratura che io non frequento molto, quindi sono ancora più curiosa di approfondirla. Mi par di ricordare che anche questo libro abbia la versione audiolibro edita da Emmons, però non sono sicurissima perché non ho controllato la professionalità. Comunque, insomma, lo vedete, è un romanzo molto breve, anche molto leggibile all'interno, e mi aspetto una prosa bella, ricca e raffinata da quel che mi sembra di aver capito, e sono molto curiosa di leggere perché io amo molto la mitologia, mi piacciono molto le riscritture del mito, se ben fatte. Cambiamo completamente genere, ma vi mostro due libri che sono tra loro collegati, anzi più di uno in realtà, però due in particolare sono legati, molto legati fra loro e legati anche a una fissa che mi è tornata nell'ultimo periodo, perché io sono cresciuta con i manga e gli anime, soprattutto negli anni delle medie e del liceo ero fissatissima, leggevo molti meno libri, ma leggevo tantissimi fumetti, specialmente manga. E come tutti coloro che come me in quel periodo sono cresciuti con questo tipo di immaginario, era abbastanza inevitabile appassionarsi anche di tutto ciò che aveva a che fare con il Giappone, la cultura, il cibo, la storia, la mitologia, eccetera. Quando però ho messo un po' da parte il mondo dei manga e il Giappone è diventato veramente mainstream, passatemi il termine, ma tante persone si sono appassionate a questo tipo di mondo, qui a me è passata un po' la voglia, ecco, mi sono un po' allontanata. Non lo so perché, è successo in modo naturale, ecco, non è stata una scelta volontaria. I manga hanno cominciato ad interessarmi di meno, anche se non ho mai smesso del tutto di leggerli, tuttora ne leggo, mi era un po' passata questa fissa, ecco. È prepotentemente tornata al momento in cui mi sono messa a riguardare One Piece, e specialmente nell'ultimo periodo, perché sono arrivata alla saga del paese di Wano, lo dico per chi conosce, che è ambientata in una sorta di mondo, ecco, ispirato al Giappone, in particolare del periodo medievale, quello più conosciuto anche all'estero, quello più affascinante, quello dei samurai, dei ninja, degli shogun, no? Quel mondo lì. E quindi niente, mi è ritornata la fissa per il Giappone, però io ho sempre avuto una conoscenza molto superficiale della storia, della cultura del Giappone, che invece è un paese molto ricco da questo punto di vista, e quindi ho deciso di ripartire dalle basi. E ho proprio dalle basi in tutti i sensi, infatti ho acquistato questo volume qui, ovvero Storia del Giappone, edito dalla Terza. Gli autori sono, vediamo se li trovo, eccoli qua, Rosa Caroli e Francesco Gatti. Vi faccio vedere anche l'interno, che è
Diciamo il font è medio piccolo, però insomma l'interlinea è abbastanza buona, mi sembra piuttosto leggibile, ecco. È un saggio che ripercorre in modo ovviamente sintetico, perché lo vedete, non è un saggio corposissimo, la storia del Giappone, soprattutto da un punto di vista più culturale e sociale, ecco, però ovviamente sono riportati anche gli eventi principali, le varie, cioè si mette in luce proprio le varie trasformazioni che hanno interessato la cultura e la società giapponese. Ho fatto una breve ricerca e leggendo un po' le recensioni di questo libro ho letto che è un libro comunque che viene consigliato all'università. Quindi sicuramente attendibile, ma che è anche una lettura comunque piacevole e non particolarmente ostica, difficoltosa anche per chi non ha grandi conoscenze dell'argomento. Ecco, io proprio questo cercavo, una lettura comunque precisa, ma non un testo troppo complesso e articolato. Poi, se vorrò approfondire, insomma, di bibliografia ce n'è a pacchi, insomma, sul Giappone e andrò oltre, però per ora mi piaceva cominciare da qua. Questo l'ho acquistato usato, infatti ha un piccolo difettuccio qui, ha un buchino praticamente nella sovraccoperta, ma poi la copertina interna e il volume in sé sono perfetti, quindi non mi lamento. Peraltro, lo sapete, i saggi costicchiano e quando li trovo usati sono sempre molto molto felice. Poi, ricollegandomi a questo filone e approfittando degli sconti sempre sulla casa editrice Burr, sul catalogo Burr, ho acquistato questo volume qui, questo l'ho preso nuovo, ovvero La vita quotidiana in Giappone al tempo dei samurai si va dal 1185 al 1603, quindi un bel excursus temporale. Queste sono le nuove edizioni di questa collana di Burr su la vita quotidiana in vari periodi storici. Io ve l'ho già mostrata spesso, dentro è assolutamente molto leggibile, perché io da appassionata di storia adoro questi saggi, specialmente quelli che vanno a trattare la vita quotidiana, perché li trovo veramente affascinantissimi. E se poi si va a esplorare una regione geografica, un periodo storico così lontani da noi, a maggior ragione, perché lo stile di vita doveva essere veramente molto molto diverso dal nostro. E quindi, visto che avevo da poco acquistato Storia del Giappone, ho detto: sai che faccio? Mi acquisto anche questo, così me lo leggo subito dopo, mi faccio un bel approfondimento su questo argomento sul quale adesso mi sto particolarmente fissando. Tra l'altro anche la copertina mi piace veramente tanto, e in generale questa collana di Burr, se siete appassionati di storia, ma anche se volete leggere un saggio che affronta argomenti storici ma lo fa da una prospettiva più intima e umana per certi aspetti, ve li consiglio molto. Io ne ho già letto uno, La vita quotidiana a Firenze al tempo dei Medici, è stata una lettura veramente molto molto bella, molto scorrevole, molto anche piena di curiosità e di aneddoti particolari, quindi ve la consiglio molto questa collana. Rimaniamo in ambito storico perché ho un altro saggio per certi aspetti storico, ma possiamo dire in generale storico, da mostrarvi, ed è questo qui. Guardate quanto è carino, anche il bordo delle pagine blu, di questo blu tra l'altro pazzesco, mi piace da morire, ed è appunto Blu, storia di un colore di Michel Pastoureau. Pastoureau è uno storico e uno studioso che si occupa proprio di questo, dell'immaginario, specialmente medievale. Infatti io di lui vorrei tantissimo il suo Bestiario medievale, che è un volume edito da Einaudi, ha un costo spropositato, però anche perché è un saggio, i saggi già costano di più, poi è anche illustrato, quindi a maggior ragione, ma lo vorrei tantissimo, prima o poi me lo regalo. E lui si occupa proprio di questo, dell'immaginario medievale, dell'uso dei colori, dell'uso delle immagini, dei significati simbolici che avevano. E in questa serie di volumi che sta pubblicando in Italia Ponte alle Grazie, Pastoureau in ogni volume appunto esplora un diverso colore e ne ripercorre la storia e la simbologia nel corso del tempo all'interno appunto della nostra storia. È già uscito anche il giallo, il verde,
il rosso, il bianco e il nero. Io ho deciso di partire dal blu perché l'avete intuito dalle mie esclamazioni quando vi ho mostrato il libro, è uno dei miei colori preferiti e in particolare questa tonalità di blu mi piace tantissimo. Le trovate in varie edizioni, questi volumi ci sono anche in edizione cartonata, in edizioni brossurate a colore. Intanto vi ho tolto la fascetta, e queste edizioni qui piccoline sono forse un pochino più scomode da leggere perché sono molto, come vedete, vanno molto aperte per riuscire a leggerle, sono molto compatte, ecco, diciamo così, però sono troppo più carine, cioè qui devo dire ho ceduto al senso estetico, però sono bellissime e mi piacerebbe, una volta letto questo, recuperare anche tutti gli altri in questa stessa edizione perché sono, insomma, vabbè, non mi sembra di ripetermi, però lo sapete, a me la storia piace tantissimo e questi aspetti un po' più collaterali della ricerca storica mi appassionano da morire. Io ho anche Cromorama di Falcinelli che non ho ancora letto, ma che affronta tematiche molto simili, perché anche lì si ripercorre la storia dei colori nel corso del tempo e anche quello su essere un saggio molto piacevole da leggere, molto scorrevole, quasi una narrazione. Non l'ho ancora letto per una semplice questione di mole, perché è bello corposo, ma anche quello mi intriga tantissimo e approfittando appunto degli sconti Ponte alle Grazie ho voluto anche recuperare uno di questi volumi di Postaro che io puntavo da tanto tempo. In questo mi ha spinto anche una puntata di Chiedilo a Barbero, il podcast con Alessandro Barbero dedicato proprio ai colori, in cui lui consigliava questi volumi che io già conoscevo, però sapete com'è, mi ha riacceso la lampadina, mi ha riacceso la curiosità e quindi, dato che c'erano anche gli sconti attivi, ne ho approfittato. E rimaniamo in ambito storico, passiamo però al true crime, perché ho acquistato su Libraccio questo bel volumetto qui, ovvero Omicidio a Roady House, ovvero Invenzione e rovina di un detective di Kate Summerscale. È un Anche questo un saggio storico, anche questo corredato di immagini, che racconta un caso di cronaca nera avvenuto in epoca vittoriana, che peraltro, se non ricordo male, ispirò uno dei romanzi di Wilkie Collins. Caso che sconvolse l'opinione pubblica vittoriana e che in qualche modo sancì l'invenzione della figura del detective, che fino a quel momento non esisteva. L'autrice Kate Summerscale è proprio specializzata in questo, cioè nel raccontare casi di cronaca nera avvenuti in età vittoriana. Ha scritto altri testi di questo tipo, testi che sono sempre descritti come estremamente appassionanti e che si leggono come dei veri e propri romanzi, ma d'altra parte il true crime ha un po' questa prerogativa di essere proprio un genere molto molto acchiappante, e il fatto che a questa cosa si unisca l'ambientazione storica, insomma, ormai l'avete capito, non può che rendermi ancora più felice. Tra l'altro questo libro lo consigliava anche Arianna Bonardi, che è esperta di epoca vittoriana, che io seguo sempre con piacere e quindi ancora più curiosa di leggerlo. Rimaniamo in qualche modo nel mondo true crime e di cronaca, perché un libro che ho acquistato approfittando degli sconti Adelphi, l'unico che ho preso nuovo con gli sconti Adelphi è V13 di Emmanuel Carrère. È uscito l'anno scorso e già dall'inizio mi aveva incuriosita, però appunto sapevo che poi sarebbero arrivati gli sconti, quindi ho aspettato ad acquistarlo. È una raccolta fondamentalmente degli articoli che lui ha pubblicato mentre seguiva il caso, diciamo, il processo ai responsabili dell'attentato terroristico del Bataclan. È diviso in tre parti e parla appunto delle vittime, la prima, la seconda dei colpevoli, se non sbaglio, la terza della giuria. E appunto ricostruisce quello che è successo, ma soprattutto è una cronaca giudiziaria, come dice il sottotitolo, appunto del processo stesso, delle varie udienze alle quali Carrera ha assistito proprio per scrivere questi articoli che poi sono stati raccolti in questo volume. Carrère, grande, grandissimo autore, mi piace molto la sua scrittura. Io di lui ho letto soltanto L'avversario per il momento, però anche da quel breve volumetto si comprende la perspicacia, l'acutezza dello sguardo, la profondità di riflessione delle sue opere, e qui torna insomma su un argomento
di cronaca nera per certi aspetti, analizzando anche il tema del terrorismo, che è molto importante ma è anche molto molto complicato. Ne ho sentito parlare ovviamente molto molto bene, come gran parte delle opere di Carrère, e sono curiosa di leggerlo. Torniamo sui romanzi, con un libro che non ho acquistato io, ma che mi è stato inviato dall'autore. Però non si tratta di una collaborazione vera e propria, dato che io l'autore lo conosco, quindi vi ho già mostrato altri suoi libri su questo canale in passato, che però erano pubblicazioni, diciamo, più legate al mondo della saggistica, legate alla storia della Toscana, al paesaggio toscano, eccetera. Questo invece è il suo esordio come romanziere, e si tratta de Le Cinque Pietre di Massimo Gregorini. Ve lo faccio vedere anche all'interno. Ci vedete il segnalibro perché in questo momento lo sta leggendo mia madre, ma dopo che l'avrà finito lei, sicuramente lo leggerò anch'io, dato che Massimo è stato così gentile da volermelo inviare. E mi intriga molto come tipologia di storia. Adesso vi dirò, insomma, in breve di che cosa parla questo romanzo, e subito capirete che è un tipo di storia che mi piace molto. Infatti, si tratta di un romanzo, da come lui me l'ha descritto, insomma, piuttosto introspettivo e riflessivo, che mi ha ricordato altri romanzi che mi sono piaciuti molto, come Stoner e Quel che resta del giorno di Ishiguro, anche se lui mi ha detto che non li ha letti, cioè perlomeno Stoner mi ha detto che non l'ha letto, però insomma me li ha ricordati, ecco, da come me l'ha descritto. Si parla infatti di un professore in pensione che vive in questa casa isolata e che una notte viene svegliato da uno strano rumore, e quando si avventura nel giardino che circonda la sua casa, vi trova cinque monoliti che sembrano essere apparsi dal nulla. Questo elemento soprannaturale però non vi deve far pensare a un romanzo di fantascienza, invasione degli alieni o qualcosa del genere, perché credo che si tratti effettivamente di un elemento simbolico, e il romanzo si concentra invece di più sulla riflessione del protagonista sulla propria vita, in particolare su, diciamo, la solitudine, perché è una persona che vive da sola e che ha vissuto gran parte della propria vita da sola, e che quindi si interroga appunto su questo aspetto, su effettivamente se gli è mancato qualcosa. E insomma, è un tipico romanzo introspettivo che si interroga sull'esistenza, sulle relazioni umane, almeno appunto da come ho intuito dalla descrizione che me ne ha fatto l'autore, e quindi è un qualcosa che a me piace molto leggere, e quindi sono molto molto curiosa e non vedo l'ora appunto di affrontarlo. Vi ho nominato Quel che resta del giorno di Ishiguro, e vi nomino di nuovo Ishiguro perché sul libraccio ho trovato uno dei suoi romanzi che mi manca, l'ultimo che tra i suoi che effettivamente mi interessa leggere, ovvero Clara e il sole, perché di altri suoi romanzi, come ad esempio Il gigante sepolto, ho sentito parlare solo male, malissimo, anche da persone che hanno amato gli altri romanzi di Ishiguro, quindi onestamente non ho molta voglia di leggerlo. Clara e il sole invece, che è stato il suo ultimo romanzo pubblicato, caso mi ispira tantissimo perché mi sembra un po' una fusione tra Non lasciarmi e Quel che resta del giorno. È infatti un romanzo, diciamo, di fantascienza, però è sempre un tipo di fantascienza molto blanda, molto accennata, come è tipico di Ishiguro. Racconta infatti la storia di Clara che se ne sta seduta in una vetrina ad osservare i passanti all'esterno, perché lei è un androide di ultimissima generazione, che viene appunto acquistato per diventare la compagna e curarsi dei bambini, una sorta di Tata 2.0, che è allo stesso tempo giocattolo e Tata, però è un androide senziente con una propria coscienza ed è alimentato a energia solare. Da qui quindi il sole diventa un elemento fondamentale per Clara, non riesco a dirlo, e quindi questo aspetto poi si svilupperà meglio nel corso del romanzo. Perché vi dico che sembra un po' un'unione tra Quel che resta del giorno e Non lasciarmi, perché anche in Non lasciarmi c'era questo elemento, diciamo,
distopico, fantascientifico accennato che poi serviva per tutta una serie di riflessioni sull'esistenza, sull'etica legate alla scienza, temi che credo ritorneranno anche qui. Dall'altra, effettivamente Clara è una sorta di domestica, dato che appunto è una domestica robotica, si occupa dei bambini, diventa la loro compagna di giochi, quindi in qualche modo ricorda un po' il protagonista di quel che resta del giorno, che era il maggiordomo di una casa il cui unico obiettivo e scopo nella vita, unica occupazione, era prendersi cura del proprietario della casa stessa. Quindi trovo che ci sia un po' una convergenza tra questi due aspetti, tra questi due romanzi. Sono molto molto curiosa di leggerlo. Lo trovate anche disponibile su Audible in audiolibro, come gli altri due romanzi di Shiguro che vi ho citato. Veniamo adesso a un saggio che io volevo leggere da tantissimo tempo e speravo di trovare un'occasione, di trovarlo usato, uno sconto, qualcosa perché costicchiava un po' e quindi insomma, dato che avevo già tanti libri da leggere, aspettavo l'occasione buona, l'ho visto apparire sul libraccio, mi ci sono proprio gettata come un predatore sulla preda ed è questo qua, La scienza dello storytelling, come le storie incantano il cervello di Will Storr, edito da Codice se non sbaglio, esatto, ed è un saggio che come da titolo e sottotitolo parla delle narrazioni, dell'importanza delle narrazioni e quindi delle storie per l'essere umano, anche per la sua evoluzione effettivamente, e di come le storie agiscono sul nostro sistema nervoso. Quindi c'è anche un'indagine effettivamente scientifica, neurologica, e sembra veramente molto 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 interessante. Sapete che a me questo tipo di indagine sull'importanza delle storie e delle narrazioni mi piace tantissimo, è una cosa che ho ritrovato nei volumi di Harari, è una cosa che ho ritrovato in Sandman di Neil Gaiman e quindi questo saggio proprio quando l'ho visto, proprio dalla prima volta che l'ho visto l'ho voluto e l'ho voluto leggere ovviamente e sembra veramente molto interessante. D'altra parte noi siamo circondati dalle storie, non soltanto nei libri che leggiamo, nei film, nelle serie TV che guardiamo, ma ogni aspetto della nostra vita, anche solo il modo in cui ci vengono raccontate le notizie, è fondamentalmente una storia, è una narrazione e quindi credo sia molto molto importante esplorare questo aspetto e di questo saggio ho sentito parlare molto molto bene, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Andiamo avanti con il prossimo titolo che è un romanzo invece, è un romanzo di un autore del quale io ho già letto un altro titolo, del quale vi ho parlato non molto tempo fa in un libro dedicato a 5 romanzi che parlano di coppie in crisi, ovvero Il velo dipinto di William Somerset Maugham e ho recuperato, stavolta però usato, sempre suo Il filo del rasoio. È, come vedete, un Adelphi, quindi questo lo trovate scontato in questo periodo. Sono ancora attivi i sconti? Sì, quando uscirà il video dovrebbero essere ancora attivi, e per poco, ma dovrebbero esserlo. Ed è appunto un altro romanzo di questo autore che mi piace tantissimo, soprattutto grazie alla sua prosa molto tagliente e cinica, che ha come bersaglio la società, specialmente la società borghese a lui contemporanea, ma non solo. In questo caso cambiamo completamente ambientazione perché sì, il filo dipinto, sto dicendo, ho fatto un'unione dei due titoli, oggi proprio non ci siamo. Il velo dipinto era ambientato a Hong Kong e in Cina, nella Cina rurale, durante un'epidemia di colera. Qui invece l'Oriente in qualche modo entra, però la storia comincia negli Stati Uniti. Il protagonista è Larry, è un reduce della prima guerra mondiale che è rimasto traumatizzato ovviamente dagli orrori che ha visto in guerra e una volta tornato a casa non riesce più a stare fermo, non riesce più, è come se dovesse fuggire un po' da questa sua da questo suo trauma che si porta dentro, da questi ricordi orribili che ha, e quindi comincia a fare tutta una serie di cose, tutta una serie di attività, a muoversi, a spostarsi, va a fare il minatore, poi intraprende un viaggio, diciamo, di scoperta interiore in India, quindi come vedete torna anche l'Oriente.
E io mi aspetto grandi cose da questo romanziere che sa essere, come dicevo, molto tagliente e cinico, ma anche molto profondo quando va a riflettere sull'esistenza umana, sul senso dell'esistenza e su tanti altri aspetti. Quindi sono molto molto curiosa di leggerlo. Di lui ho in lista altri suoi due titoli, ovvero Lo scheletro nell'armadio e Racconti scenici, che magari recupererò più avanti. Intanto sono contenta di aver trovato usato questo libro perché con questi sconti a Delphi non volevo comprare tante cose perché ho già tanti Adelphi non letti in libreria, però due autori li volevo recuperare, uno era Carrère, come vedete l'ho fatto, l'altro era Mom e come vedete ho fatto anche quello, però risparmiando un po' di più visto che l'ho trovato usato. Rimaniamo nel filone dei colpacci fatti al libraccio con questo, cioè ve lo faccio vedere direttamente, non sto neanche a cincischiare, è il secondo volume della serie dei Bastardi Gentiluomini di Scott Lynch. Il primo è L'inganno di Loch Lamora, l'ho letto l'anno scorso, l'ho amato molto, ve ne ho parlato persino nella top 10 delle letture del 2023, quindi potete capire quanto mi è piaciuto. Un fantasy che è riuscita ad incarnare, insomma, gran parte degli elementi che a me piace trovare in un fantasy, che mi ha molto affascinata, mi ha molto intrattenuta e quindi volevo assolutamente proseguire la serie e ho trovato sul libraccio il secondo volume che, raga, è nuovo. Cioè, il primo, anche quello l'avevo acquistato usato, ma era un po' segnato nella costola, insomma, si vedeva che era un pochino usurato. Questo è nuovo, nuovo, praticamente nuovo. E vi faccio vedere anche l'interno, ma la trilogia la trovate anche disponibile in audiolibro su Audible. Io infatti credo che mi ascolterò il libro, però volevo anche il cartaceo perché sì, perché L'inganno di Loch Lamora mi è piaciuto molto e tutte le persone con cui ho parlato, sia amici in carne ed ossa che anche voi che mi avete commentato sotto i video di YouTube, eccetera, mi avete detto che il secondo libro è ancora più bello del primo. Quindi ho aspettative proprio alle stelle, alle stelle. E non vedo l'ora di potermelo ascoltare, leggere, insomma, vedremo. Perché sono molto curiosa di vedere, insomma, che cosa ne sarà dei nostri protagonisti, dei nostri personaggi. Spostiamoci invece nel mondo dei classici. Innanzitutto con un classico moderno, lo potremmo definire così, un libro che è uscito postumo perché l'autore non ha mai voluto pubblicare, dato che si trattava di un'opera molto autobiografica e che trattava tematiche estremamente delicate all'epoca, e sto parlando di Maurice di Forster. Forster, sì, l'ho detto bene. Forster è l'autore di Camera con vista, romanzo che io non ho letto. Anni fa vidi il film con una giovanissima Maggie Smith, tra l'altro. È ambientato a Firenze, è un bellissimo film che parla della società inglese. È anche molto molto critico per quanto riguarda la società inglese, specialmente la società vittoriana, che come sappiamo è una società molto rigida e che tende a censurare tutto ciò che è diverso, tutto ciò che esce dalla norma e dalla morale comunemente riconosciuta. Per questo Maurice è un romanzo che lui non è mai riuscito a pubblicare in vita, dato che parlava anche della sua esperienza autobiografica e della sua omosessualità, che ovviamente lui doveva tenere nascosta. Infatti, questo romanzo racconta la storia di Maurice, in particolare il suo incontro con un altro ragazzo negli anni del collegio, Cliff, se non sbaglio, tra i due nasce qualcosa, ma ovviamente è un qualcosa che deve essere tenuto a freno, deve essere nascosto perché formalmente condannato dalla società. E se Cliff riuscirà in qualche modo a tenere nascosto questo suo lato e rientrare nei canoni della normalità, tra virgolette, Maurice non riuscirà mai a tradire se stesso e la propria essenza e quindi vivrà in modo tormentoso la sua vita. È quindi un classico della letteratura queer. Di Forster ho sentito parlare molto bene per quanto riguarda la sua prosa. Questo poi è un romanzo molto molto sentito proprio perché attingeva fortemente alla sua esperienza autobiografica, lo ha più volte rivisto, rimaneggiato durante la sua vita. Ne è stato tratto anche un film molto famoso, lo vedete infatti in copertina. Io sono molto curiosa di leggerlo. Mi dispiace per l'edizione, perché l'edizione Garzanti, obiettivamente, cioè è orrenda, cioè, economica sicuramente, ma brutta, bruttissima, e almeno per quanto mi riguarda, e anche l'interno non è proprio
facilmente leggibile. Per fortuna da non molto tempo è uscito anche l'audiolibro, quindi si trova anche in edizione audio. Io credo proprio me lo ascolterò, ma ci tenevo anche ad avere il cartaceo perché un romanzo di questo tipo secondo me ha bisogno anche di essere sottolineato e di rileggerne alcuni passaggi perché mi sa di romanzo molto profondo. Vedremo, insomma, io erano secoli che volevo leggerlo, che ce l'avevo in wishlist, forse uno dei romanzi che avevo in wishlist da più tempo e che non avevo mai acquistato perché si trova solo in questa edizione Garzanti, che mi scoraggiava molto perché, come avete visto, l'interno non è leggibilissimo, ma ora che c'è l'audiolibro sono molto più sollevata e sono curiosa di leggerlo. Fatemi sapere se conoscete Forster, che è un autore molto importante della letteratura inglese, però non così famoso come altri, ecco. Poi, mondo dei classici, dicevamo, sul libraccio ho trovato usato un volume delle edizioni Burr Deluxe ed è questo qua. Mi stavo mordendo la lingua, mamma mia, sto bocco al tragico. I racconti di Poe, cioè no, non credo ci sia molto altro da aggiungere. Io ho già un'altra edizione che raccoglie tutti i racconti di Poe, quella dei draghi di Oscar Mondadori, però quindi effettivamente non mi serviva un'altra edizione delle opere di Poe, però in realtà un'altra edizione delle opere di Poe serve sempre, soprattutto se è così bella. E poi lo sapete che io queste edizioni della Burr Deluxe praticamente le colleziono, sono meravigliose e quindi l'ho presa volentieri, tanto più che mi ha fatto tornare voglia di rileggermi Poe, perché io ho letto un buon numero delle sue opere, ma non tutte tutte, e quindi magari ne approfitto e mi rileggo qualcosina, visto che sono in mood horror, gotico, mystery in questo periodo, quasi quasi, ecco, mi rileggo un po' e mi leggo anche qualcosa di nuovo che ancora non ho letto di questo grande autore. Sempre in ambito storico, ho acquistato un volume di Maria Bellonci, anche questo trovato su Libraccio, ovvero I segreti dei Gonzaga. Maria Bellonci è stata un'autrice molto importante nel panorama culturale e letterario italiano della prima metà del Novecento, più o meno, ma anche nei decenni successivi. È tra l'altro tra le fondatrici del Premio Strega, quindi insomma una persona di rilievo. E ha scritto prevalentemente romanzi storici. Io di lei ho letto per il momento soltanto il Rinascimento privato, alcuni anni fa, un romanzo molto 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 raffinato, ma sicuramente ben scritto, che racconta la storia di Isabella d'Este. E lei ha scritto anche un romanzo dedicato a Lucrezia Borgia, anche quello mi ispira molto, e poi c'è questo qua che è una raccolta dei racconti dedicato appunto alla famiglia Gonzaga in generale, dedicato a varie personalità, principi, duchi, insomma aristocratici delle varie signorie del Rinascimento italiano, tra intrighi di corte, amori, passioni e vari altri aspetti e indagini. Dentro c'era anche un segnalibro che probabilmente ci ha lasciato il vecchio proprietario. L'edizione è anche molto molto bella e trovate tutti e tre questi libri che vi ho citato di Maria Bellonci anche disponibili in audiolibro sia su Audible che su Storytel, e quindi anche questo volendo lo si può ascoltare. Io ho letto a gennaio un romanzo storico ambientato nel Rinascimento italiano che non mi è piaciuto per niente e quindi avevo bisogno di rifarmi la bocca in qualche modo e ho pensato a Maria Bellonci perché anche lei scrive di Rinascimento italiano, ma so già perché appunto ho già letto un suo romanzo, essere una scrittrice molto abile dal punto di vista della prosa, mentre l'altro romanzo, che non mi è piaciuto per niente, ve ne ho parlato nel wrap-up di gennaio, ma soprattutto era la scrittura che era veramente molto scadente dal mio punto di vista, e quindi mi sono rifugiata in un'autrice che poi vedremo se il libro mi piacerà o meno, sicuramente però lei scrive molto molto bene. Siamo quasi al termine, proseguiamo con il filone classici, ma apriamo un nuovo filone, quello dei libri pubblicati in edicola. Qua andrò veloce. Vi avevo già mostrato nel book haul precedente che stavo seguendo la collana dei piccoli tesori della letteratura di RBA, una collana di classici ma piccoli classici, quindi romanzi brevi o racconti lunghi che uscivano in edicola al costo di 9,99 in delle edizioni
cartonate abbastanza carine. Io non avevo intenzione di seguire tutta la collana, anche perché molti titoli non mi interessavano, comunque li avevo già, però mi interessavano alcuni titoli, meno di 10 in realtà, ma non sono poi riuscita a prenderli neanche tutti quelli che mi interessavano, perché nella mia edicola, dove appunto l'edicolante me li stava tenendo da parte, a quanto pare non sono più arrivati. Poi vai a sapere se effettivamente la collana è stata interrotta oppure è successo qualcos'altro. Fatto sta che, oltre ai due che si intravedono qua alle mie spalle, sono riuscita ad acquistarne soltanto altri due, ma vabbè, non importa. I due volumi che ho acquistato sono, allora, innanzitutto di Irene Nemirovsky, Il calore del sangue. Non so assolutamente di che cosa parla. Io di Irene Nemirovsky ho già letto Il ballo, che mi era piaciuto moltissimo. Tra l'altro lo volevo recuperare in questa edizione, dato che era compreso anche questo in questa collana, ma non è mai arrivato, quindi non l'ho preso. E Il ballo mi era piaciuto moltissimo. Credo che i temi affrontati da Nemirovsky nei suoi libri siano piuttosto simili. La sua scrittura è molto molto elegante. L'altro libro che ho preso, non mi ricordo se ve l'ho mostrato già nello scorso book haul, nel dubbio ve lo faccio vedere di nuovo, è Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. Brevissimo, racconto tra virgolette gotico, ma so essere estremamente anche ironico e divertente, arguto come solo Oscar Wilde riusciva ad essere. Sempre uscite da edicola, ma non prese in edicola, perché mi sono abbonata direttamente al sito. Stavolta ho bypassato il problema. Ecco, ho deciso di seguire una collana di guide della National Geographic dedicata alle regge e ai castelli. Ecco qua i volumi che al momento mi sono arrivati, sono le prime 5 uscite. Adesso ve le faccio vedere brevemente. Io questa collana la puntavo da un po', perché non è la prima volta che esce in edicola, però un po' l'avete capito che la situazione edicole qui dove abito io, perché io non abito in una grande città, è tragica. Un po', appunto, sono tanti libri, non so dove metterli, avevo sempre rimandato, però quest'anno è stato più forte di me. Mi sono abbonata, tanto l'abbonamento si può disdire in qualunque momento, anche perché non ho nessuna intenzione di prendere tutte le 70 uscite. Però, insomma, è un qualcosa che mi piace tantissimo. Io questi posti li vorrei vedere, ci vorrei andare fisicamente, ma per la maggior parte non credo ci riuscirò mai. E quindi almeno ho questi volumi da sfogliare, e sono delle guide molto brevi. Le informazioni ci sono all'interno, non sono molte, non sono approfondite, però possono essere un buono punto di partenza, ce la posso fare, un buon punto di partenza per poi andare oltre, magari approfondire meglio la storia di questi luoghi. Ecco, allora ve li faccio vedere appunto brevemente, anche per farvi capire come sono fatte. Cominciamo dal primo, che è proprio la prima uscita, ovvero Versailles. Ovviamente questi volumi stanno uscendo in edicola, però insomma, come vi ho detto, le edicole sono sempre più rare in questo paese, quindi vi lascio comunque linkato qui sotto il sito della casa editrice, così potete vedere tutte le informazioni e i costi, il piano dell'opera, eccetera, insomma, se vi interessano. Come vedete sono molto brevi, sono cartonate e all'interno hanno molte foto, e questo è un po' il loro pregio. Poi abbiamo La Reggia di Caserta e le residenze dei Borboni. Reggia di Caserta, bellissima, ci sono andata l'anno scorso, io ancora ce l'ho nel cuore, era un sogno che coltivavo da anni e ancora non ci credo che almeno quello l'ho realizzato. Bellissima, bellissima la Reggia di Caserta, è veramente meravigliosa. Poi abbiamo i Castelli della Loira, quindi torniamo in Francia. Anche nella Loira ci sono stata, ma non ho visto questi castelli qui che vengono mostrati all'interno di questo volume, che sono bellissimi. Tra l'altro ci sono anche delle cartine geografiche, ad esempio nel prossimo, credo che sia questo. Sì, in questo qua, Buckingham Palace e le residenze degli Windsor, a un certo punto c'è proprio una mappa, l'ho visto mentre lo sfogliavo, in cui, ora non ve la ritroverò mai senza occhiali, poi figuriamoci, comunque fidatevi, c'è una mappa dove sono mostrate tutte le residenze degli Windsor, appunto dove si trovano.
E anche questo molto molto bello, anche perché al di là di Buckingham Palace e Balmoral, che è famosissima, le altre residenze di casa Windsor non le conoscevo assolutamente. Poi l'ultimo, questo proprio è stato per me una scoperta assoluta, la città proibita cinese, che io non conoscevo per niente, qua devo ammettere la mia ignoranza, ma questi volumi sono belli anche per questo, perché vi fanno scoprire anche qualcosa di nuovo. Io non li ho ancora letti per intero, ma ho assolutamente intenzione di farlo, li ho soltanto un po' sfogliati. Sono molto belli, ci sono veramente tante tante foto. E niente, questo era il book haul, questa era l'ultima parte del book haul, quindi io vi ringrazio se mi avete seguito fino alla fine, vi aspetto qui sotto nei commenti per sapere la vostra sui libri che vi ho mostrato e ci vediamo al prossimo video.